La regionalizzazione, così come è stata impostata l'autonomia differenziata nel testo approvato al Senato, di fatto lascerebbe interi ambiti, penso alla contrattazione, penso alla definizione dei curricula, alle assunzioni del personale, alle singole decisioni delle regioni, qualora appunto le regioni scegliessero il percorso di autonomia differenziata. Ed è una situazione chiaramente che il nostro paese, in cui già ci sono dei divari, delle differenze molto pesanti, non può ovviamente permettersi. Unito anche a un altro fatto, che quella riforma parla di invarianza finanziaria, tra l'altro, e quindi pensare non solo di spezzettare e creare tanti sistemi di istruzione, quanti appunto sono le regioni che accederanno all'autonomia differenziata, ma senza risorse, senza investimenti ulteriori, non farebbe altro che creare ulteriori diseguaglianze, ulteriori differenze, ed è una situazione che il nostro paese non può certo permettersi. È più di un timore, purtroppo è quasi una certezza, nel senso che se creiamo 20 sistemi di istruzione diversi, con 20 caratteristiche diverse, con 20 contratti diversi, quindi 20 tipologie di insegnanti, abbiamo questo timore, sembra essere più una certezza. Per quel che riguarda le scuole private, una volta che viene data alle regioni la possibilità di decidere la parità delle scuole, ecco che tutte quelle azioni, già tutti quei finanziamenti che già in maniera mascherata vengono date alle scuole private e paritarie diventeranno ufficiali, quindi si andrà a danneggiare la scuola pubblica. Questo tenderà poi a spaccare anche la regionalizzazione, non solo divide 20 regioni, ma anche all'interno delle regioni stesse creerà delle grosse differenze tra classi abbienti e meno abbienti. No, il progetto di autonomia differenziata, meglio conosciuto come disegno di legge Calderoli, sicuramente ha un effetto pesantissimo sul sistema di istruzione nazionale e sui lavoratori della scuola. Dietro quel progetto c'è un'idea di paese disuguale, perché devolvendo le norme generali dell'istruzione alle singole regioni, praticamente questo significa, per esempio, prevedere regole diverse per il reclutamento, interventi possibili sugli organi collegiali e soprattutto il ritorno delle gabbie salariali, che non sono soltanto differenze tra nord e sud, ma anche all'interno della stessa regione. Prova ne è che esiste un altro disegno di legge presentato sempre dalla stessa forza politica che parla di stipendi differenziati in base al luogo di lavoro, quindi stiamo andando oltre, diciamo, quella che è la semplice idea di gabbia salariale regionale. Ma la cosa più grave è che il vulnus di questo disegno di legge è che si mette in discussione il carattere unitario del sistema di istruzione. Questo significa che programmi, oltre alle modalità di accesso e alle condizioni dei lavoratori e finalità, possono essere piegate all'interesse del singolo territorio regionale. Penso sia sbagliato, perché il sistema di istruzione, anche per quello che la nostra Costituzione dice nei primi articoli, deve essere quella grande leva di emancipazione sociale e civile che deve avere caratteristiche uniformi in tutto il territorio nazionale. Per questo è sempre stato un sistema nazionale e mai territoriale o regionale. Lo affermiamo da tempo, ricordo a tutti che abbiamo raccolto oltre 100.000 firme, c'è un grave rischio per la tenuta dell'istruzione in Italia. Ma soprattutto vogliamo sapere la politica da che parte sta. Le politiche di opposizione noi riteniamo siano ancora timide, invece tutte le forze politiche di destra e di sinistra devono avere il coraggio di esprimere la propria opinione sull'autonomia differenziata e sui benefici o meno che potrebbe portare frammentandola. Quindi è il momento che loro prendono delle decisioni, ma palesi, nel rispetto delle persone che frequentano la scuola.
Bisognerebbe chiedere innanzitutto a quel 1.200.000 persone che frequentano la scuola cosa ne pensano di una frammentazione del sistema di istruzione. Lo devono fare nel rispetto della scuola statale, della scuola costituzionale, ma soprattutto nel rispetto di quei bambini, quegli 8 milioni di bambini che oggi frequentano la scuola. Le riforme fatte a colpo di maggioranza, con fretta, sicuramente non porteranno dei benefici. Per questo noi siamo contro il processo di autonomia differenziata all'interno delle scuole. Faremo, se necessario, delle barricate, faremo delle manifestazioni, ci mobiliteremo, ma non solo con personale della scuola, ma coinvolgeremo anche genitori ed alunni.